L'arte e la storia degli Este, brillanti mecenati fra 500 e 600, sono al centro del ciclo di conferenze e conversazioni a corte, inaugurato il 5 maggio a Palazzo Lascaris e organizzato dal Centro Studi della Reggia di Venaria in collaborazione con il Consiglio regionale. Il primo incontro è stato incentrato sul sistema della corte rinascimentale e sul supporto che gli Este diedero all'arte, alla poesia e alla musica. I successivi incontri, in programma il 12 e il 19 maggio, saranno dedicati alle figure femminili e alle feste cerimonie barocche che caratterizzarono la corte modenese. Come nascono le conversazioni a corte? Ma nascono da una volontà, la volontà di divulgare e di raccontare al pubblico non solo le attività culturali che svolgiamo a Venaria, come le mostre, ma anche di raccontare quello che c'è dietro, sia il lavoro di backstage che il pubblico solitamente non vede, ma che è molto interessante, sia quel lavoro di preparazione culturale che è altrettanto importante. In una conversazione possiamo da un lato spiegare come si è arrivati a scegliere, che so, questo o quell'opera, ma anche spiegare meglio cosa può voler dire questo o quell'opera. A noi piacerebbe che la gente venisse a ascoltare le conversazioni prima di vedere la mostra, così che ascolta la conversazione, nascono delle curiosità, viene a vedere la mostra. Conversazioni alla Corte degli Este, qual è il tema dell'incontro di oggi? In concomitanza con la mostra Gli Este da Ferrara a Modena che ha corso a Venaria Reale, l'incontro ha affrontato temi legati soprattutto alla Ferrara del Cinquecento. La Ferrara del Cinquecento è la sede di una corte meravigliosa che ha commissionato, raccolto, protetto artisti, musicisti, poeti e quindi è certamente un modo anche di introdurre ancora meglio la visita della mostra, ma soprattutto di affrontare uno dei centri culturali più importanti della storia italiana.